giusto. Forse esagerato con lo sgabello. Vabbè, ne scendo di uno, reggimi, reggimi. Ciao a tutti! Hai visto? Ci sono riuscita, sono diventata un metro. Sì, se volete, se volete sapere la formula per crescere, seguite questa ricetta e anche voi, piccole donne e piccoli uomini, riuscirete a crescere, non solo in altezza. È bellissimo stare qua su, ragazzi, mazza, quanto fanno 15 centimetri voi non potete immaginare. Da quassù, dire la ricetta viene ancora meglio. Oggi insieme scopriremo un secondo piatto gustosissimo e salutarissimo, un insalata di pollo dove al posto della maionese ci mettiamo l'avocado. Bene, andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per l'elencazione degli ingredienti del nostro secondo piatto light e squisitamente genuino. Yeah! Yeah! Allora, mi aiuterà Enzino per l'esposizione degli ingredienti. Questi sono ingredienti per una porzione, quindi poi moltiplicate a seconda dei commensali. Ed è un piatto light che io faccio per un regime dietetico controllato, ipocalorico. Allora, vai. 150 grammi di patate lesse. Eccole qua, già lessate per 10 minuti e prima di lessarle già le avevo tagliate a cubetti. 180 di pollo testo. Quindi 180 grammi di pollo lesso. Cosa faccio? Io peso il pollo prima di lessarlo e lo taglio a tocchi del peso giusto, quindi così ne faccio più porzioni. Io vi sto dicendo naturalmente gli ingredienti a crudo, non così cotti. I 180 grammi devono essere a crudo e sono ben più di questo, poi si riducono in cottura. Quindi 180 grammi di pollo che lesseremo. Io l'ho lessato con sedano, cipolla e carota, voi anche col dado come preferite. Poi mezzo avocado, qua ne vedete uno ma ne useremo mezzo. Tre nocciole, la scorza di limone e il succo, un pochino di scorza di limone e il succo di mezzo limone. Poi una spruzzatina di aglio in polvere o aglio a pezzetti come preferite. Io lo devo dire con di questo. Un cucchiaino di olio extravergine di oliva, un cucchiaino naturalmente, okay. E poi sale a vostro piacimento. Cominciamo sale subito a vostro piacimento. Come prima cosa prendiamo il nostro mezzo avocado. Avocado si chiama, giusto? Giusto. Io ci ho voilà. Le amici di ombretta, ti posso dire una cosa? Di là c'ho una collezione di giocattoli. Pensi che loro interessi? Interessano, sì. Ah sì? Sì. L'avocado deve essere abbastanza maturo, non sfatto perché sennò ne perde nel sapore, ma maturo. Quindi con i rebbi di una forchetta riduciamolo in poltiglia. A questa poltiglia aggiungiamo una spolverata di aglio in polvere, proprio poco, il sale, quanto desideriamo che ce ne sia, io ne sto usando uno rosa dell'Himalaya. Io qui metto il sale per tutto, anche per il pollo e per tutto. Un cucchiaino di olio. Cucchiaino, mi raccomando. Un po' di scorza di limone, qualche grattugiatina così. Non abbondiamo perché sennò prende il sopravvento sul sapore. Voilà, giusto il sentore. E il succo di mezzo limone. Sì, mi è schizzato sulla faccia. Niente, ci va. Mescoliamo ben bene il tutto. Prendiamo il pollo e molto semplicemente, seguendo il verso, sfilacciamolo all'interno del nostro avocado, eliminando le parti magari che non ci piacciono. Ora aggiungiamo anche le nostre patatine lesse, mi raccomando che siano raffreddate. Riduciamo a pezzetti anche le noccioline. Quindi adesso misceliamo il tutto bene e facciamo prendere ben bene l'avocado agli altri ingredienti. Ed ecco qua il nostro piatto bello e servito, appetitoso, buono, abbondante. Come vedete, questo è un piatto grande, questa è la mia mano, guardate. Vi sazierà, vi nutrirà e non vi farà ingrassare, apportando dei nutrienti essenziali per la vostra salute. Gustatelo, preparatelo e poi ditemi che ne pensate. E mi raccomando, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. E quindi basta con questo posto.
pollo triste, lesso, con la maionese, insomma, una cosa veramente trita. Prendere e buttare, meglio mangiarsi il piatto, è più allegro. Va bene, noi invece facciamo questo pollo all'avogato che vi giuro, ragazzi, è buonissimo. Non lascia per niente la nostalgia del pollo con la maionese. Ma permettimi di dire una cosa, che... non ti rimane neanche in bocca il sapore del pollo, no, perché no, ha anche buonissimo. Un'azione sgrassante, lenitiva e idratante. Addirittura. Sì, sì, ha tutte queste proprietà, è multiproprietario. Ovviamente potete aggiungerci tutti i tipi di vegetali che preferite, dalle patate lesse alle carote lesse a quello che vi pare, sempre lesso, così ingrassate meno. E allora, speriamo che questa ricetta, in visione di un'estate che... malgrado il mio raffreddore sta arrivando, vi possa essere utile. Se è così, cosa devono fare i nostri amici? Se è così, naturalmente condividete il video, fate la ricetta e mi raccomando, mettete tanti pollici in su, tutti cosparsi di avocado. Che scena orribile. Bene, e quindi donne, se anche voi avete un pollo triste, fatelo sorridere, anche se è il suo ultimo sorriso, mettendo un po' di avocado, giusto? Vabbè. E noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole. Ciao, ciao. Allegria.